una delle ultime squadre ancora imbattute in Italia, l'istinto e la fame dei giovani talenti ben si amalgamano con l'esperienza di alcuni pilastri della rosa, quali Giosa, Gritti, Panatti. L'ospitaletto di Mister Quaresmini, una macchina creata ad hoc per non lasciare nemmeno le briciole alle inseguitrici. Ma attenzione, perché il lavoro non è ancora finito. Ospita un Carpenedolo in una zona neutra a 5 punti da playoff e a 5 punti da playout. È una motivazione in più tentare di battere la regina dell'eccellenza lombarda. Amici di 3 di recupero in diretta dal Gino Corrioni di Ospitaletto, un saluto da Gabriele Calli e Nicola Tettamanti. Il pallone in mezzo di Panatti, prolunga di testa Pelipel, Giosa non se l'aspettava e l'ha messa fuori. Di lui due uomini, perde il pallone il numero 10 e allora contratti, 4 contro 2, il pallone per Mattei, converge il sinistro di poco alto. Il fischio dell'arbitro. Parte in Berardi, la conclusione. Solo uno spavento che rilancia, ma nella zona di Giosa. Boldini, Mattei, largo da Ottabie, in mezzo di prima, rasoterra, allontana Tosi per la conclusione di Mattei e c'è il vantaggio dell'Ospitaletto con Mattei, una conclusione rasoterra, fil di palo, 1-0. Grandissimo gol di Mattei con una botta da fuori con il suo sinistro, il suo piede preferito. Trova la ribattuta della difesa del Carpenedolo e insacca in porta da lunga distanza. Il movimento incontro di Peli, servito il numero 7, scarica ancora per Panatti, il pallone in mezzo, Giosa! La traversa, il pallone non è entrato secondo il guardaline, poi di testa Gritti e la parata di Benedetti. E scarica per Panatti che va subito a cercare Mattei, pallone troppo lungo, Favalli, attenzione perché si sta avventando Peli, Favalli, non c'è fallo di Peli che va alla conclusione, Benedetti, il pallone, Mattei, 2 contro 2, Mattei, supera Maroni, Mattei, poi serve Peli, attende troppo ma vince il rimpallo, Peli, Benedetti, rinvio e allora Maroni la rimette in mezzo a cercare Minotti, poi in Berardi, la conclusione con il destro. Bertazzoli di testa, la ricerca di Sodigna, la mette giù Sodigna, poi il pallone per Boldini, la conclusione, la parata di Benedetti, ma non c'è tempo per il calcio d'angolo. L'Ospitaletto si riconferma la regina dell'eccellenza lombarda e una delle regine del campionato di eccellenza italiano. Amici di 3 di recupero, siamo qui con Marco Mattei, autore di una grandissima prestazione e del gol decisivo per l'1-0 che ha confermato l'Ospitaletto ancora più in vetta a questa classifica. Quanto è importante questo gol e cosa pensi della prestazione di oggi? Ma prestazione penso da squadra che sa quello che vuole, l'obiettivo che ci siamo prefissati ad agosto è di vincere il campionato, penso che siamo in linea con le aspettative, adesso anche quelle dietro non possono penso più sbagliare perché comunque abbiamo allungato, adesso il Civitavecchia stava perdendo, se dovesse finire così domani il Rovato comunque vincere siamo sempre a più 9 e nel ritorno 9 punti secondo me non sono pochi da gestire, dopo non si sa mai nel calcio. No, campionato che state dominando, qual è il segreto per rimanere sempre lì e per le 0 sconfitte finora? Ma penso che il segreto sia il grande gruppo, perché anche chi è entrato dopo, comunque giocatori come Sodigna, Guerini, Bertazzoli, cioè entrano anche 10 minuti e danno il loro contributo e non è facile comunque avere giocatori di un certo calibro fuori e saperli gestire non è facile, però durante la settimana siamo un grande gruppo che lavora bene e insieme penso che possiamo raggiungere l'obiettivo. Grazie mille. Grazie buon a continuo, voi. Speriamo in bene. Grazie mille.